Nelle chiese italiane, aretine, ci sarà un simbolo di questa pandemia, coloro che hanno lottato e lotteranno per la nostra salute, gli infermieri, il personale sanitario. Sì, mi pare un'iniziativa molto bella della Confartigianato e della rappresentanza di tutto il mondo dell'agricoltura nella nostra terra d'Arezzo. È una delle identità più forti. Si sono inventati di fare una statuina del presepio vestita da infermiera. Sapete, nella tradizione di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, ciascuno, ogni statuina del presepio è vestita a secondo, si deve capire che lavoro fa. E quella del presepio quest'anno avrà in più la statuina di un'infermiera che sta accanto agli altri nella presenza alla grotta di Betlemme. Questo è un gesto che rappresenta un voler dire grazie, ma anche un porre l'attenzione su certe categorie, e Coldiretti e Confartigianato si sono messi insieme in questa donazione, diciamo, proprio perché sono due categorie che a volte sono anche un po' dimenticate. Gli agricoltori sono quelli che producono cibo e che non si sono mai fermati, e gli artigiani sono quelli che in silenzio e nell'ombra hanno continuato a lavorare per tutto il più bel Made in Italy che noi abbiamo. E vogliamo insieme rendere omaggio a una categoria che ora è sotto pressione, ormai anche da molti mesi, e che sta prendendosi cura di tutti i malati di questo terribile virus che ci sta affliggendo. Quindi un omaggio delle nostre due associazioni a tutto il personale sanitario che sta lottando in questo momento. Ma la situazione è quella che un po' si conosce in giro. Purtroppo ci sono settori che sono fortemente in crisi, e mi viene in mente anche una parte, quella della ristorazione, che comunque fanno parte anche del settore artigianato, come quelli che lavorano molto nel turismo, quindi quelli che lavorano anche sulla trasformazione di prodotti che poi vengono così diciamo attratti dalla parte del turismo, l'artigianato orafo, insomma ci sono tutta una serie di settori purtroppo in crisi, però non dobbiamo perdere quello che è la nostra indole, l'indole che contraddistingue comunque anche le nostre due associazioni, insieme a l'agricoltura e l'artigianato, comunque sono state in questo periodo fortemente importanti, anche perché, voglio dire, prima diceva la collega, gli agricoltori, no, la fattispecie Coldiretti ha prodotto gli alimenti di base e molti artigiani poi li hanno trasformati per portarli nei nostri tavoli, quindi ecco che c'è stato sempre un contatto diretto, un contatto molto importante. Il momento è molto difficile, in questo momento era anche importante rendere omaggio a chi è stato in prima linea nell'ombra, che sono stato tutto il comparto sanitario, e diciamo che le nostre due associazioni, che in questo momento sono state molto attive, molto vive e molto vicine alla gente, se volete, perché poi anche con il nostro lavoro abbiamo continuato a far lavorare le famiglie, che comunque per poter portare il cibo nelle case di tutti, e quindi diciamo è stato un momento complesso, sarà ancora un momento complesso, perché non sapremo di preciso quale sarà poi l'evoluzione della situazione, ancora vuol dire tutto. Abbiamo un periodo che non sappiamo né l'economia né quello che sarà, come andrà, perché è molto molto difficile, però noi come associazioni ce la mettiamo tutta. Oggi abbiamo fatto questo simbolo importante che abbiamo consegnato al nostro arcivescovo Fontana, ma noi continuiamo ad andare avanti con del buon ottimismo, come dico sempre io, negativi ma con ottimismo, perché oggi positivo è molto molto complicata come parola.